l'ho sempre detto, ho cercato di basare la mia posizione di contrarietà a quell'opera su base tecnica, perché i trasporti non sono una filosofia ma sono una scienza, e quindi ritengo e ribadisco che per me quell'opera è inutile. Dopodiché è un processo attivato credo 20 anni fa, forse più, perché penso sia nel 91 la prima idea di TAV, e quindi mi rendo anche conto che, come posso dire, essendo arrivati al momento in cui si era iniziata l'opera, anche se non il tunnel di base, bloccarlo è stato impossibile. Ma ribadisco che proprio perché un'opera che è nata 29 anni fa, noi pensiamo che quando sarà realizzata avremo ancora le previsioni di traffico fatte 29 anni fa, ma esattamente da questo punto di vista abbiamo visto che tutte le previsioni fatte in questi 29 anni sui volumi di traffico sono completamente sbagliate. Mentre ad esempio ritengo allucinante il fatto che io lunedì mattina avevo il primo appuntamento a Milano alle 9, e per arrivare ad essere a Milano alle 9 il lunedì mattina sono dovuto partire da Trieste la domenica pomeriggio, e sono andato in macchina perché altrimenti partivo con l'ultimo treno, penso fosse alle 16:15, che mi portava in tempo per un appuntamento a Milano alle 9 di mattina il giorno dopo, non avendo collegamento aereo e avendo treni che ci mettono 4 ore e mezza per arrivare a Milano. Il potenziamento della linea Trieste-Mestre, che non significa fare 54 km di galleria nel Carso, ma che significa intervenire con la modernizzazione della rete esistente con un investimento da 1,8 miliardi che mi porta da Trieste a Mestre in un'ora, credo che sia un'opera necessaria, su cui bisogna investire, e quell'opera va fatta. Giusto per far capire qual è l'approccio che è, secondo me, quello giusto. Cioè, ci sono opere utili, investimenti utili, alcune opere non avevano senso farle, non per questo non siamo riusciti a bloccarla, ma io ribadisco, sarà finita. Prima o poi sarà finita. Ribadisco che dal mio punto di vista, è con quel poco di competenze da ingegnere che mi sono rimaste, ritengo che quell'opera non abbia un'utilità.